Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Mercoledì 20 maggio è stato presentato presso il Centro Donna di Largo Strozzi 3 a Livorno il libro di Giuliana Sgregna, Rivoluzioni violate. Abbiamo ascoltato la stessa autrice. Oggi viene presentato questo suo libro sulla rivoluzione araba. Sulle rivolte e rivoluzioni arabe, sì. Incentrato ovviamente dalla parte femminile. Sì, un punto di vista e la situazione analizzata dal punto di vista delle donne che sono state protagoniste di queste rivolte e rivoluzioni, poi a volte hanno subito delle conseguenze negative perché c'è stata la vittoria degli islamisti e quindi questo ha penalizzato molto le donne, però continuano a battersi e la loro rivendicazione è quella della parità di genere, quindi sono rivolte anche rivoluzioni moderne, no? Perché richiedono la parità di genere che anche noi non abbiamo ancora ottenuto. Quindi è diciamo, stata un'inchiesta in tutto il mondo arabo? Sì, praticamente in molti paesi arabi, naturalmente una parte importante è assegnata alla Tunisia e l'Egitto, le uniche due che io considero vere rivoluzioni, però poi si parla anche di Libia, Siria, dove la rivoluzione si è trasformata in una lotta per il potere semplicemente, e poi anche di realtà come lo Yemen, l'Arabia Saudita, dove non c'è stata una rivolta, però comunque le donne cominciano a protestare e a fare dei gesti rivoluzionari, potremmo definirli. E poi si conclude con la storia del califfato, perché già c'era, quando ho terminato il libro, già si vedeva che poteva succedere quello che sta succedendo. Qualcosa che è diciamo, esemplificato da questa copertina, questa foto un po' particolare in copertina. Sì, la foto è un ibrido costruito da una donna iraniana. Quindi la donna è iraniana ma poi col piercing, con i capelli biondi, no? Quindi c'è questo contrasto tra una donna comunque con un velo, ma non un velo diciamo integrale, e quindi sono un po' le aspirazioni, le contraddizioni vissute dalle donne in quei paesi. C'è qualcosa che diciamo possono imparare le donne italiane da questo libro? Io penso di sì, perché faccio spesso questo esempio. Allora, le donne tunisine, dopo la caduta di Ben Ali, naturalmente alla vigilia delle elezioni in Tunisia dovevano fare una legge elettorale e le donne avevano deciso di votare sulle liste, perché dopo la caduta di Ben Ali sono nate tantissime liste e quindi 150 simboli, così, quindi non si poteva pretendere che la gente scegliesse anche i candidati all'interno delle liste. Quindi si votava sulle liste, ma le liste hanno deciso che dovevano essere composte dal 50% di uomini e 50% donne e con candidature alternate, quindi un uomo e una donna. Questa proposta fatta al Parlamento italiano è stata bocciata, quindi penso che ci siano delle cose più avanzate addirittura in quei paesi da cui noi possiamo imparare. Niente quote rosa. Però io quando avevo fatto un'intervista a una femminista tunisina dicevo: voi chiederete delle quote per le elezioni? E lei mi ha detto: come delle quote? Siamo al 50% e chiederemo il 50%. E io ho pensato: vabbè, sarà l'effetto rivoluzione. E invece la cosa ha funzionato. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.